iniziative come questa sono le iniziative che fanno capire che c'è una cittadinanza attiva, che c'è una cittadinanza che è attenta al bene comune, al bene collettivo, ma non per una questione ideologica, perché io voglio scendere da casa e avere una piazza come questa pulita dove posso svolgere la mia vita all'aperto. Bisogna che i cittadini collaborino con le istituzioni in maniera fattiva, rispettando il loro posto pubblico. Quindi non si chiede di fare qualcos'altro, devono fare quello che gli ritorna immediatamente. Non si paga. Perché abbiamo più veloci. Perché stanno molto pigri. Nei mezzi pubblici c'è un sacco di gente e più confusione. Perché comodo, fa caldo negli autobus. Non è che passano proprio tanto spesso. Ma oltre a macchina e mezzi pubblici ci sono tanti altri mezzi, e quindi è per questo che nella città speriamo che ci siano anche più biciclette. Sicuramente non abbiamo la cultura del mezzo pubblico, col fatto che non si è sviluppata la metropolitana, abbiamo sviluppato il mezzo privato. Non ci sarebbe più traffico. Sì, beh, sarebbe una città splendida, no? Si potrebbe giocare benissimo per strada, senza paura di essere investiti dalle macchine. I mezzi ci metterebbero di meno a transitare nella città. Bello! Perché poi se noi le buttiamo nello stesso passo non si possono creare delle altre cose con quelle cose che si sono buttate. Riciclare è meglio che buttare. I bambini sono delle spugne, per cui se loro imparano a fare la differenziata sicuramente possono insegnarla anche ai genitori. Fare in modo che le aziende costruiscano oggetti che abbiano la possibilità di essere smontati e di cui solo la parte usurata può essere buttata. Con la carta igienica, i rotoli di carta igienica, farò dei cuffetti per i regali di Natale. Bisogna sicuramente cercare di acquistare prodotti senza imballaggi, ai mercati rionali ad esempio. Perché siccome la paga pensa che sia più buona. Cioè chi non si fida? Perché pensano che l'acqua del rubinetto magari potrebbe essere un po' sporca. È una bugia. Perché è buona. Ci sono forti interessi da parte di grandi compagnie a livello internazionale. Potrebbe finire. Ed è forse lo spreco peggiore che ci possa essere. Un insulto a tanta gente che non ha accesso all'acqua. Chiudere il rubinetto quando non è necessario. Fare doccia piuttosto che il bagno. E riutilizzare l'acqua tipo per annaffiare le piante o per lavare. Un numero. Un autobus. Un numero di una divisa di pallavolo. 4. 6. Non lo so, però forse mi gioco. 461 è una norma che prevede comunque il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nella valutazione dei servizi pubblici locali, come i trasporti, i rifiuti, il servizio idrico, gli asili nido. Rispettare le regole. Fare la differenziata e non sprecare le cose. Rispettare l'ambiente. Comprese le persone, gli animali e le piante che vivono nel tuo ambiente. Risparmiare ciò che abbiamo. Usare i mezzi pubblici. Non sprecare l'acqua. Reclamare se subisci un disservizio e attivarti in prima persona per migliorare le cose. Essere simpatici e solidari anche col vicino. Rispettare la parte pubblica come si rispetta la parte privata.